deve prendere lo Stato in mano, deve stare al governo per decidere le politiche diciamo sociali, per finanziare ferrovie, ospedali, scuole, eccetera, eccetera. In realtà il controllo della spesa pubblica, che ormai siamo a una povertà assoluta dell'Europa, degli Stati Uniti, perché tutti questi anni di guerra in Afghanistan, in Iraq, eccetera, hanno impoverito i popoli del mondo. E questi fatti si fanno sentire sia negli Stati Uniti, che c'è una grande povertà, sia in Inghilterra, sia in Francia, sia in Italia, nei paesi cosiddetti sviluppati. E si sono impoveriti ovviamente con le guerre interne tutti i popoli dell'Africa, eccetera, eccetera, per cui non c'è possibilità di spesa pubblica, per cui è necessario che il controllo sulle risorse venga fatto nei luoghi della spesa pubblica, cioè i comuni. Io penso che nella crisi avere dei punti di riferimento nelle pubbliche amministrazioni locali è un fatto importantissimo per i lavoratori, per i pensionati, per i bambini che vanno a scuola, per le scuole, per i trasporti. Noi siamo in una crisi per cui delle strade franate 5 anni fa con un'alluvione, con degli acquazzoni nel Cilento, non sono state riparate. Noi abbiamo una crisi che una frana che è stata fatta 5 anni fa con degli acquazzoni, quella che va a Giovi, questa via, noi siamo di Salerno, se andiamo verso Giovi, c'è una strada che è da 5 anni che non l'aggiustano. E poi ci hanno tolto il trasporto pubblico, i treni che locali da Salerno a Napoli, insomma c'è una crisi generale che la conosciamo già. E allora come si spendono i soldi, come nel territorio vengono dissipati i soldi, è bene che ci sia dei comitati di quartiere rivoluzionari, cioè di opposizione che controllano la spesa pubblica, che abbiano nell'amministrazione pubblica dei referenti politici, per cui non bisogna perdere questa occasione che offrono i compagni che si sono presentati nella lista, perché badate, con tutti questi soldi che arriveranno da Renzi alla regione e il governatore di Salerno e tutti i soldi che potrebbe far arrivare, non sappiamo dove arrivano, magari arrivano per fare trafori, ancora vogliono fare parcheggi per le macchine, quello fra 2 anni, il già cammina per aria 10 anni, fra 2 anni non cammina per la macchina più nessuno, perché non tiene né i soldi per tenere la macchina, altro che i parcheggi, qua ci vogliono le tighe per camminare. Cioè quindi loro pensano sempre alla vecchia spesa pubblica delle grandi opere, qua ci stanno solo piccole opere da fare nei quartieri necessarie per una popolazione invecchiata, e quindi è necessario che questa lista abbia un successo elettorale. Questi eroi che si sono messi nella lista, perché li dobbiamo chiamare eroi, perché rispetto a una macchina da guerra che è quella degli amici, dei cittadini che si sono messi con le liste di potere, una lista come la nostra veramente eroica, esporsi e mettersi in mezzo. Quindi vanno già innanzitutto ringraziati in anticipo. Io come cittadino, non solo perché conosco molti dei compagni che stanno nella lista, ma pure se non li conoscevo questa lista l'avrei votata, perché è un'occasione per un ribaltamento delle situazioni, perché non è possibile il dirigismo politico, cioè come se fossimo delle marionette che viene diretto tutto dall'alto e tutto deve coincidere con delle forme di potere. Questo fatto qui ha stancato e c'è stata una rivolta giovanile, innanzitutto col fatto che non vanno a votare, quelli che dovrebbero votare noi non ci votano, dei ragazzi di sinistra, oppure dei ragazzi così chiamiamolo qualunquisti impropriamente, non so che termini dargli in termini politici, si fanno le liste fai da te, perché hanno capito che la politica è l'unico modo per avere soldi, per maneggiare i soldi. Questo fatto non lo voglio vedere in modo dispregiativo, ma questo fatto allude in qualche modo che c'è una potenza proletaria in atto, cioè che i proletari e i salelli ci vogliono pulire noi, cioè noi le vediamo
anche io so, un po' con disprezzo qualunquista, e cazzo si vuole la serenità che fanno la lista, ma se lo guardiamo da un punto di vista della partecipazione, questi possono essere gli stessi che fanno i comitati di lotta, se un domani siamo in grado di chiamarli alla lotta per la democrazia reale in questa città. Per cui dobbiamo essere fiduciosi, al di là della macchina da guerra, di controllo sociale che c'è in questa città, dobbiamo vedere che anche in queste forme qualunquistiche di liste diffuse che vogliono partecipare tutto quanto, dobbiamo avere come un fatto positivo, perché significa che la gente può contare, lo dobbiamo vedere da questo punto di vista, anche se ci stanno altri punti di vista vagamente camorristici in mezzo, però io preferisco vederlo positivamente, cioè che la gente può contare, e finché la gente può contare c'è speranza per la democrazia e per la dignità dei cittadini in quanto tali. Queste sono le cose che mi andavo di dire, non è che io quando più parlo più convinco qualcuno, io non devo convincere nessuno, la mia parola è la testimonianza del fatto che questa lista deve essere appoggiata, cioè è un dovere civico appoggiarla, perché le cose così non possono andare in eterno. Io non mi dilungo più di tanto perché voglio dare la parola al compagno De Sia, a Margaret Cittadino per i loro comizi, per i loro